Ciao amiche ed amici, andiamo a vedere insieme questo nuovo video. Seguitemi. Bene, sotto le feste non possono mancare i mostaccioli napoletani. Qui ho preparato gli ingredienti, ho visto varie ricette, poi ho optato per questa ricetta con qualche cambiamento. Bene, farò l'impasto con in planetaria, farò girare tutto in planetaria, ma si può fare tranquillamente a mano, eh. Ho messo la farina, adesso metto il cacao. Eccolo qua, e mescolo un pochino così. Allora, adesso ci metto lo zucchero, ci metto le nocciole che ho, scusate, le mandorle che ho macinato però lasciandole un pochino granellose. Se volete però tritate meglio, usate direttamente la farina di mandorle. Giro per mescolare bene. Oh, questo è il pisto, l'ho fatto io così, diciamo, ce ne metto pochino perché non mi piace, non mi piacciono troppo speziati, però l'ho ordinato a Napoli che mi dovrebbe arrivare. Adesso ho messo invece dell'ammoniaca il cremor tartaro per dolci. Perché non mi trovavo, questo perché non mi trovavo l'ammoniaca. Metto le scorze, però se volete potete usare anche mezzo cucchiaino di bicarbonato oppure mezzo cucchiaino di lievito per dolce. Però di solito ci va l'ammoniaca. Ok, metto il miele. Questo è di mille fiori, però se volete il miele d'acacia, ma non ha importanza. Ci metto al posto dell'acqua, ci metto il succo d'arancia. Infatti alcune ricette prevedono l'acqua, io l'ho preparata l'acqua, vediamo se serve la metto, altrimenti no. Quindi mi regolo anche dalla consistenza. Ok, faccio girare un pochino. Il pisto ci vuole a questi biscotti, perché è proprio quella la caratteristica speziata di questi biscotti. Allora, adesso ci metto forse un goccio d'acqua, vediamo. C'è anche chi ci mette il caffè, eh? Volendo possiamo anche mettere un po' di caffè. Sì, ci metto un goccino di acqua, così, ma poca, perché l'impasto non deve essere troppo duro, ma nemmeno troppo morbido, eh. Ce lo metto un po' di caffè, ci sta bene, no? L'ho visto in alcune ricette, lo mettono, eh? È previsto. Eccolo qua, io direi che questo impasto così va bene, vediamo, sì. Lo metto sul piano di lavoro e lo lavoro un pochino così. Mi aiuto con un po' di farina, ma non molta. Ecco, praticamente la consistenza deve essere questa, vedete? Io adesso lo faccio riposare una quindicina di minuti. Lo copro. Ecco qua. Lo copro e lo faccio riposare. A dopo. Allora, passato il tempo. Vado ad allargare l'impasto, ci metto la carta forno, un pochino di farina, giusto poca, mi aiuto con un po' di farina. E lo allargo, lo stendo, devo stenderlo all'incirca di un centimetro e mezzo. Poi sono gusti, perché ho visto alcuni mostaccioli che fanno belli alti. Altrimenti, insomma, un centimetro e mezzo penso che va bene.
po' di farina lo posso mettere se serve, se non serve non lasciate stare. Ecco qua. Vedete, ecco l'altezza, diciamo, forse anche un pochino, perché crescono un pochino, ma non molto. Perché il lievito ce n'è pochissimo, eh? Avete visto, non ci sono né uova né burro. A parte lo zucchero, insomma, potrebbero anche essere dietici. Ok, allora, qui ci vorrebbe per fare i rombi, naturalmente, un coppapasta a rombo. Io non ce l'ho, adesso vedo come posso, potrei farli anche così quadrati, perché poi messo per traverso praticamente diventa un rombo. Così, forse li ho fatti troppo alti. Altrimenti posso anche andare a tagliare, adesso scusate, poi i pezzi che tolgo li riammasso, eh. Potrei anche tagliare così, vedete, per traverso e così si crea il rombo. Però forse l'ho fatto troppo grande, posso anche aggiustarlo un attimino perché ritaglio il pezzettino, adesso vi faccio vedere. Certamente con un attrezzo fatto a rombo si fa molto prima, devo comprarlo. Lo aggiusto, vedete, poi i pezzettini li rimetto insieme e va bene. Comunque anche se vengono di diverse misure, non è importante, eh? Va bene così. L'inforno a 165-170 gradi per 10 minuti, massimo 12. Guardate, perché più li cuocete più diventano duri. Quindi se vi piacciono morbidi, 10 minuti vanno bene. Eccoli qua, vi faccio vedere la consistenza. Vedete? Perché quando li togliete sembra che non sono cotti, ma invece sono cotti perché come si raffreddano diventano più duretti, diciamo, ma rimangono sempre morbidi. A me piacciono morbidi, quindi 10 minuti va bene. Nel frattempo ho messo a bagnomaria il cioccolato, adesso qui ne ho messo un pochino per fare una prova. Naturalmente quando si sono raffreddati i biscotti, eh. Allora, li metto direttamente tutti dentro. Se avete una pinza, io sto facendo con questa pinza qua. Poi li colate così, in modo che, anzi, li prendo così, così non ci rimangono i segni della pinzetta. E lo faccio colare un pochino, così il cioccolato diventa bello liscio. E poi li metto sulla gradella ad asciugare. Ok. Beh, che dire, mi sta venendo già voglia di assaggiarli, eh? Però il cioccolato deve indurire. Quindi continuo così, ma adesso ne assaggio uno, eh. Poi quando mi arriverà il pisto proprio che è dosato perfettamente al punto giusto, li rifarò con quel pisto che mi arriva da Napoli. Eccoli qua. Io direi che sono belli, anche vedete, anche se le misure insomma sono un po' varie, per farli tutti uguali, come ho detto prima, ci vuole il coppapasta a rombo. Una volta asciutti, eccoli pronti sul piatto di portata. Bene, amici, vi ringrazio della visione e ci vediamo prossimamente per un altro video. Ciao ciao! Two ago, I thought I'd take